sta considerando le seguenti alternative di investimento A, B e C, C, D, costo iniziale, così è scritto, costo iniziale, reddito netto annuo, reddito netto annuo. Allora, qui abbiamo 14.000, 11.000, 13.000, 17.000, reddito netto annuo, abbiamo 3,5, 2,8, 3.100, 4.400. Oh, questo per inciso, questo è un modo diverso di descrivere un investimento. Come è fatto il flusso di cassa del primo investimento? Ah, tra l'altro la durata dell'investimento è valutata in 6 anni per tutti gli investimenti. Come è fatto il flusso di cassa del primo investimento? 0,6, che ci sta a 0? Un'uscita, costo iniziale pari a 14.000, che ci sta a 1? Un'entrata pari a 3.500, reddito netto annuo 3.500, puntini, 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 3.500. Quindi non ci lasciamo ingannare da modi diversi di descrivere un investimento, d'accordo? È evidente che quanto più ci avviciniamo, ci sono diversi casi, a casi reali, più sparirà la tabella, meno 1.000, più 1.000, più 2.000, ma viene descritta a parole, poi dovete voi convertirle in entrate, uscite e flussi di cassa. Allora, andiamo avanti nel testo. Il MAR è il 12%. Prima domanda. Assumendo che l'azienda abbia risorse finanziarie illimitate e che i progetti siano tra loro indipendenti, si determinano le proposte accettabili. Allora, rispondiamo alla prima domanda. Questi non sono progetti che si escludono a vicenda, non è detto, e quindi non si escludono a vicenda, quindi non è detto che le alternative coincidano con i progetti. Però qui ci chiede una cosa diversa, non ci chiede di valutare tutte le alternative, cioè che significa? Che noi potremmo fare il progetto A, ma anche il progetto A e il progetto B, e così via dicendo. Qua ci chiede semplicemente se l'azienda ha risorse finanziarie illimitate, cioè in teoria può fare tutti i progetti, dire quali sono i progetti ammissibili. Che significa? Non ci dice neanche con quale criterio dobbiamo fare. Beh, ma qui cosa ci viene dato? Un tasso di interesse. Ci vengono date delle entrate e delle uscite, non abbiamo elementi per considerare queste grandezze incerte, e quindi, tanto per incominciare, quale criterio sceglieremo? Il valore presente. L'abbiamo detto più volte. Quando c'è il tasso di interesse, ci sono le entrate e uscite. Si è autorizzati a non scegliere il valore presente solo se abbiamo elementi per considerare queste grandezze non sufficientemente certe. Cosa ci dice il valore presente? Ci dice qual è il guadagno del progetto. Che significa per un'impresa un progetto ammissibile? Che significa che guadagna almeno? Almeno? Che significa un progetto ammissibile? Valore presente? Che fareste? Come lo risolvereste? Progetto A, per stabilire se è ammissibile, che cosa fareste? Vabbè, anche questa non è una domanda tra poche. Forza, su. Valore presente? Positivo. Maggiore o uguale a zero? Più esattamente, attenzione, non positivo, ma maggiore o uguale a zero. Perché anche il guadagno nullo è ammissibile. D'accordo? Lo vedremo anche meglio in microeconomia. Guadagno nullo non è un progetto da scartare, d'accordo? Anzi, ammissibile significa proprio questo, non perde, quindi valore presente è maggiore o uguale a zero, d'accordo? E quindi calcoliamo i tre valori presenti e vediamo quanti ne sono, 4 valori presenti e vediamo se sono maggiori o uguali a zero. Vediamo se anche di questo è una soluzione, così spendiamo un po' di tempo sui calcoli. No,
presente del primo progetto? Valore presente di A al 12% è uguale a meno 14.000 più 3.500 che moltiplica quale coefficiente? Quale coefficiente? Vi dato A? Forse se non lo dite a bassa voce, ah, perché io sono un po' sordo, potrebbe essere un po' cieco. Quindi devo sforzare di leggere il vostro labiale, che non è banalissimo. E poi, anche se sbagliate, in questa fase ve l'ho riconcesso. Quindi, vi dato A, a che tasso di interesse? 12%. Per quanti periodi di tempo? Vi ho detto che sono 6 anni, non l'ho scritto 6. Allora, questo coefficiente è uguale a 4,1114. Si fanno i conti e viene uguale a 389,9. 389. 381,9. D'accordo? È ammissibile? Sì, ammissibile. Secondo progetto. Valore presente di B al 12% uguale meno 11.000 più 2,8 per 4,1114. Si fanno i conti e viene uguale a 511. Devo incominciare a scrivere le soluzioni un po' più grandi. 511 e 92. L'ho scritto un po' di anni fa, non avevo considerato la derivata negativa della mia vista. 511,92. Ammissibile? Sì. Valore presente di C al 12% è uguale a meno 13.000 più 3.100 per 4,1114. È uguale a meno 254,66. Ammissibile? No. Non ammissibile. E infine, il valore presente di T al 12% uguale a meno 17.000 più 4.400 per 4,1114 uguale 1.090 e 15.090. Ammissibile. Abbiamo risposto alla prima domanda. Seconda domanda. Supponendo invece che l'azienda possa finanziare un solo progetto, quindi i progetti diventano mutuamente escludenti, determinare il progetto scelto usando il valore attuale netto sull'investimento incrementale. Noi già sappiamo la soluzione. Qual è la soluzione? Quale sarà il progetto scelto? Di o si usa il criterio del valore attuale netto sull'investimento incrementale o si usa il valore attuale netto sull'investimento totale, dobbiamo ottenere lo stesso risultato. Quindi il risultato già lo conosciamo, è D. D'accordo? L'esercizio ovviamente vi fa usare l'altro criterio perché vuole capire se sapete utilizzare anche l'altro criterio, però ricordiamoci che deve venire D. Per prima cosa ordiniamo i progetti per valore crescente dell'investimento iniziale, quindi questo è il primo progetto, poi viene questo, il secondo progetto, poi viene questo, terzo progetto e poi viene questo, quarto progetto. Dopodiché l'alternativa non investire. È esclusa l'alternativa non investire? Non esclusa. Dice che, supponendo che l'azienda possa finanziare un solo progetto, ma non dice supponendo che l'azienda debba finanziare un solo progetto. E quindi dobbiamo considerare anche l'alternativa non investire. Che significa? Partiamo dal valore presente di B, che è il progetto 1, B meno non investire, B meno 0, al 12%, beh qui c'è poco da fare i calcoli. Il valore presente B meno 0 è uguale al valore presente di B, cioè è uguale a 511,92, c'è scritto. Maggiore di 0 sì, e quindi si preferisce il progetto B. Andiamo avanti, e quindi calcoliamo il valore presente di C meno B.
12%, facciamo i calcoli, viene C meno B, meno 13.000, meno 11.000, quelli sono tutti negativi, meno 13.000, meno 11.000, quindi uguale a meno 2.000, poi anno per anno viene una differenza di 3.100 meno 2.8, quindi 300, quindi più 300 per il coefficiente P dato A, bla 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 bla, quindi 4,1414. Facciamo i conti e viene fuori meno 767. Quindi chi si sceglie tra C e B? B. Quindi cosa calcoliamo? Il valore presente di A meno B, corretto, al 12%, A meno B, quindi viene meno 14.000 meno 11.000 e fa meno 3.000. A meno B, 3,5 meno 2,8 più 700, 4,1414, e viene fuori meno 122. Ci scegliamo B. Quindi calcoliamo il valore presente di D meno B, 12%. Meno 17 meno 11 fa meno 6.000, più 4,4 meno 2,8 fa 1.600, quindi più 1.600, 4,1114 e fa 578. Chi si sceglie? Ci troviamo con quello che ci dice la teoria? Sì, scelto l'investimento di che già sapevamo dovesse essere il risultato. D'accordo? Domande? E allora risolviamo l'ultima domanda. Calcolare il periodo di payback espresso in anni, mesi e giorni non scontato e scontato dell'investimento scelto al punto B, cioè dell'investimento D. Cominciamo a calcolare il periodo di payback non scontato. Facciamo la nostra tabellina T 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il valore presente, sempre al mar, al 12%. Prima quella non scontato, quindi il valore presente al tasso di interesse nullo all'istante di tempo T. Allora, abbiamo detto lo dobbiamo fare sull'investimento. Partiamo da meno 17.000. In realtà qui volevo anche banalmente fare che cosa? Oppure adesso lo stavo facendo in maniera meccanica, però se volessimo risparmiarci questi calcoli banali, si calcola, dice più arriva la stessa cosa, però se volessimo risolvere in maniera più elegante, cosa faremmo? Divideremo 17.000 per 4.004 e sapremo in quanto tempo si recupera 17.000, no? Va bene, comunque meno 17.000, dopo un anno ho recuperato 4.004 e quindi meno, quant'è? 12.600? Quanto è 4, sì. Poi recupera ancora 4.004 e viene uguale a meno 8.002. Recupero altri 4,4 e viene meno 3.008, corretto? Sì, recupero 4,4 e quindi viene 600, no, 4,4 e quindi viene 200, 4,8 più 4,4 dovrebbe venire 600, viene così. D'accordo? Ci siamo? Abbiamo già terminato il periodo di payback, che è compreso tra 3 e 4 anni. Calcoliamolo in mesi e giorni, vedremo il periodo di payback è uguale a 3 anni più 360, linea di frazione. Al numeratore ci dobbiamo mettere quanti soldi, quanto manca per raggiungere il pareggio all'istante di tempo precedente, quanto manca, 3.008,
e al denominatore ci devo mettere la cifra che recupero nell'anno in corso. Quanto recupero? 4.004. E quindi fa uguale 3 anni più, quanto fa questo numero? Questi 19 ventunesimi, no, troppo. Allora 310. Ah, non ho sbagliato di parecchio. 311 quindi viene. 311 giorni. D'accordo? Il che significa, attenzione, ricordiamoci che si approssima all'intero più elevato. Vabbè, in questo caso coincidono perché era 310.9, però anche se fosse stato 310.1 era la stessa cosa, quindi uguale 3 anni, 10 mesi, 11 giorni. D'accordo? Bene. Domande? Chiaro come si calcola? Periodo di payback scontato. E quindi qua in questa tabellina dobbiamo metterci il valore presente però calcolato al 12%. Al 12%. Meno 17.000. Questo lo cancelliamo perché dobbiamo scriverci le formule. Fate il calcolo per cortesia man mano che lo dico. Meno 17.000 più 4.400 diviso 1,12. Uguale. Meno 13.071. Andiamo avanti. Meno 13.071 e dobbiamo aggiungerci più 4.400 diviso questa volta 1,12 al quadrato. Meno 9.563, andiamo avanti, meno 9.563 più 4.400 diviso 1,12 alla terza. No, sono salito, attenzione, questo è uguale a meno 9.000, e quello è il calcolo, sono io che ho saltato una riga. Eccola qua, più 4.400 diviso 1,12 alla terza. Meno 6.431. Meno 6.431 più 4.400 diviso 1,12 alla quarta. Meno 3.635 più 4.400 diviso 1,12 alla quinta. Meno 1.138. E infine meno 1.138 più 4.400 diviso 1,12 alla sesta, non c'è bisogno di fare il calcolo perché deve venire 1090, già abbiamo scritto il valore presente, abbiamo preso tutti gli anni, 1090, il che significa che il periodo di payback è compreso tra 5 e 6 anni. Calcoliamo in mesi e giorni, che ce lo chiede l'esercizio, periodo di payback al 12%, è uguale 5 anni più 360 linea di frazione
la cifra che manca per arrivare a 0, cioè 1138, diviso la cifra recuperata nel corso dell'anno, 4.004, non ci dimentichiamo, diviso 1.12 alla sesta, questa è la cifra che recuperiamo, 1.004 diviso 1.12 alla terza. C'è sempre un errore, però rimantengo nell'ordine dell'1% di errore sul calcolo, quindi è un'approssimazione ragionevole. Allora è uguale a 5 anni più 184, 184 giorni, che significa uguale a 5 anni più 6 mesi più 4 giorni. D'accordo? Domande? Chiaro? Domande? Allora, facciamo l'esercizio da dall'esonero di 2 anni fa, di pagina 84, numero 2, dato il 19 dicembre 2014. Eliminiamo tutto questa roba. E con questo direi terminiamo. L'azienda deve valutare i 5 investimenti in tabella a un tasso del 6% A, B, C, D, E, T uguale a 0, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, meno 3.000, meno 7, 12, meno 12, meno 5, meno 8, 200, 2.000, 8.000, 2.000, 0, 500, 5.000, 4.000, 2.000, 4.000, 2.000, 3.000, 1.000, 6.000, 0, 1.000, 3.000, 3.000, trattino 0, 500, 1.000, 1.000, trattino 10.000. Determinare l'investimento migliore con il metodo del payback scontato e poi con il metodo del BAN. Tra l'altro non dice se BAN sul criterio valore totale o valore incrementale, potete scegliere quello che volete, tanto danno lo stesso risultato. Qual era la difficoltà di questo esercizio? Che in questo caso
è uno dei casi in cui, così ne approfittiamo anche per discutere di questo argomento, uno degli investimenti, cioè l'investimento di dura solo 3 anni. Quindi non abbiamo investimenti di uguale durata, abbiamo investimenti di durata diversa. I criteri che noi abbiamo introdotto sinora valgono solo per investimenti di uguale durata. Come funziona per investimenti di durata diversa? Dipende dal criterio. Il criterio del periodo del payback si può applicare anche agli investimenti di durata diversa. Perché? Scegliamo un investimento che ci fa recuperare prima il denaro, fregandocene di tutto quello che avviene dopo. Quindi per l'investimento del periodo di payback è ragionevole utilizzarlo anche con investimenti di durata diversa. Non è così col criterio del valore attuale netto e col criterio del TIR. Cioè, ci ritorneremo tra breve. Risolviamo prima il primo esercizio, la prima domanda, criterio del periodo di payback. Dobbiamo calcolare il periodo di payback di questi investimenti e scegliere il preferito. Iniziamo dall'investimento A. Ah, mi ricordo, poiché non è passato tanto tempo, è un po' di memoria ancora, mi rimane, sono passati solo 2 anni, quando ho detto questo esercizio, vedete, la tabella è scritta al contrario rispetto alla tabella normalmente, diversi studenti, sì, hanno risolta per colonne. Tra l'altro non sono neanche resi conto, cioè per colonne, nessuno di questi è un investimento, queste sono tutte uscite, queste sono tutte entrate. Così proprio meccanicamente, senza pensare, senza leggere, senza capire. Queste sono tutte uscite, queste sono tutte entrate. Quindi il periodo di payback, questo non recupera mai. Questi qua, alla fine, recuperano sempre. Perché hanno tutti quasi un periodo di payback iniziale, quindi, come dire, veramente... Tra l'altro pure fantasiosi, qualcuno si mise a calcolare il periodo di payback in mesi in giochi, non ha nessun senso, perché nulla ha senso in questo caso. Ma diversi, più di uno, quindi probabilmente erano in quella percentuale di studenti di cui prima che vengono a fare l'esonero senza mai aver risolto un esercizio, sperando che non so per quale motivo la soluzione gli cada dal cielo alla fine. Quindi al di là della attenzione, voglio dire, non leggiamo il testo, l'ho già detto, con un minimo di attenzione prima di partire a fare calcoli, leggiamo il testo. Allora, periodo di payback del primo investimento, chiaramente letti per riga, cosa dobbiamo fare? Il MAR è 6%, MAR 6%. Attenzione, qui non è necessario calcolare per tutti i mesi e i giorni, d'accordo? Dobbiamo semplicemente vedere il periodo di payback in anni, poi se del caso per un certo numero di investimenti lo calcoliamo in mesi e giorni. Quindi facciamo i calcoli, se uno non ha la calcolatrice lo possiamo fare velocemente. Cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere quando si azzera, quindi meno 3.000 più 200 diviso 1,06. È minore di 0, questo mi deve dire, quando diventa maggiore di 0? Più 500 diviso 1,06 al quadrato. Più 2.000 diviso 1,06 alla terza. Positivo. Periodo di payback 3 anni. Negativo. Allora più 1.000 diviso 1,06 alla quarta. Positivo. Periodo di payback 4 anni. Quindi vedete, cerchiamo anche di non fare calcoli che non servono. Siamo anche rapidi nella risoluzione degli esercizi. D'accordo? Secondo investimento, meno 7.000 più 2.000 diviso 1,06. Più 5.000 diviso 1,06 al quadrato. Più 3.000 diviso 1,06 alla terza. Quindi qui 3 anni. Meno 12.000 più 8.000 diviso 1,06 più 4.000 diviso 1,06 al quadrato più 1.000 diviso 1,06 alla terza più 3.000 diviso 1,06 alla quarta più
4 anni, meno 5.000 più 2.000 diviso 1,06, più 2.000 diviso 1,06 al quadrato, questo si vede a occhio, più 6.000 diviso 1,06 alla terza. E qui verrà positivo per forza. 3 anni, poi meno 8.000 più 4.000, qui non c'è neanche bisogno di fare il calcolo, viene 5 anni. Risparmio il calcolo, si vede talmente all'occhio che non c'è proprio bisogno. E quindi o è l'investimento B o è l'investimento D. D'accordo? Benissimo. Calcoliamo in mesi e giorni. Allora, qua dobbiamo fare con un po' più di attenzione, cominciamo da questo qua, ricominciamo meno 7.000 più 2.000 diviso 1,06 più 5.000 diviso 1,06 al quadrato. Quanto viene? -663. Lo segno qua, meno 663. E basta, questo mi serviva, perché ho questo qua 3 anni. E poi qua invece l'altro calcolo che mi serve è meno 5.000 più 2.000 diviso 1,06 più 2.000 diviso 1,06 al quadrato. Meno 1.333. Ecco, questi sono i numeri che mi seguivano. Sto facendo vedere come poi si risolve l'esercizio, se si vuole essere veloci nei calcoli. Qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare i mesi e i giorni, quindi vedi, il periodo di payback è uguale a 2 anni più la cifra che mancava per arrivare a zero. Io, se ci avete fatto caso, sono arrivato fino al secondo anno, quindi più 660, 360, che moltiplica 663 diviso la cifra che si recupera nel corso del terzo anno, che progetto era questo qua, quindi più 3.000 diviso 3.000 diviso 1,06 alla terza, e questi giorni. Quindi viene uguale a 2 anni più 95 giorni, già approssimato all'intero più vicino, 95 giorni. Questo invece veniva, periodo di payback, è uguale a 2 anni più 360 per 1333, e si recuperava nell'ultimo anno, che è il terzo, 6.000 diviso 1,06 alla terza. Novantasei giorni, quindi uguale 2 anni più 96 giorni. Abbiamo finito, quale investimento si sceglie? L'investimento per il periodo di payback più basso. Lo ripeto, sono andato velocemente proprio per far vedere come, quando si ha un minimo di dimestichezza con questi esercizi, quanto tempo ci abbiamo messo a risolvere l'esercizio? 5 minuti, 6 minuti, questa è la prima domanda. Quindi cerchiamo anche di non fare calcoli inutili. Esercizi. Punto, perciò è importante leggere bene il testo. Innanzitutto non ci chiede il periodo di payback, anzi non ci chiede proprio di calcolare il periodo di payback, ci chiede di determinare qual è l'investimento preferito con il criterio del periodo di payback. Quindi anche se voi non mi rispondete dicendomi periodo di payback precisi in mesi e giorni, è giusto che sia così. E infatti io prima cosa ho calcolato velocemente i periodi di payback in anni, no? Mettendo una calcolatrice, facendo i calcoletti e vedendo quando diventava maggiore di 0. Poi ho preso i due che sono sotto testa, questi due investimenti, ho calcolato il valore presente all'anno precedente, al secondo anno, quindi all'anno 2, questo e questo, e ho ottenuto questi due numeri, questi sono i due valori presenti all'anno 2, dopodiché ho applicato la formula e ho calcolato i due periodi di payback in anni e giorni. E quindi a questo punto posso dare la risposta e dire che si preferisce l'investimento B. D'accordo? Domande? Benissimo. Rispondiamo alla seconda domanda. Valore attuale netto.
Che cosa succede quando gli investimenti sono di durata diversa? Calcoliamo i valori attuali di tutti gli investimenti e applichiamo il criterio. Possono succedere due cose: A, l'investimento preferito è anche il più breve; B, l'investimento preferito invece è il più lungo. Cosa succede se l'investimento preferito è il più breve? Allora sceglieremo quell'investimento, perché stiamo dicendo che tra due investimenti l'investimento che fa guadagnare di più è anche quello più breve, che tiene il denaro impegnato per meno tempo. Che succede se invece l'investimento preferito, come accade poi in molti casi reali per investimenti di durata diversa applicando il VAN, è il più lungo? Non possiamo dire, così fermandoci a questo stadio della valutazione, che quello è il preferito, perché l'investimento che ci fa guadagnare di più tiene il denaro impegnato più a lungo. Se qualcuno non è convinto di questo fatto, facciamo un semplice esempio numerico. Ci sono due investimenti, uno dura 2 anni e uno dura 100 anni. Il primo ha un valore attuale di 1000 euro, il secondo ha un valore attuale di 999 euro. Mi pare mai possibile che scegliamo il primo investimento perché fa guadagnare 1 euro in più? Ha proprio senso, no? È vero che fa guadagnare 1 euro in più, però quell'euro io lo guadagno in 2 anni di impegno del capitale. Mentre invece, a discapito dell'altro investimento, dove io sto impegnando il capitale per 100 anni. Ed è il contrario, è l'esempio, cioè l'investimento di 2 anni ha un valore presente di 999, l'investimento di 100 anni ha un valore presente di 1000 euro. D'accordo? E allora come si fa? Abbiamo 3 modi. Innanzitutto, concettualmente, cosa si deve fare? Dobbiamo fare il confronto sulla stessa base temporale, sullo stesso numero di anni. Abbiamo 3 modi per fare questa operazione nella realtà. Primo modo: stimiamo le entrate e uscite dell'investimento più breve sino a farlo arrivare a una durata pari a quello dell'investimento più lungo. Ovviamente, se abbiamo degli elementi, caso reale parlo, per poter fare questa stima. Mi spiego meglio. Abbiamo 2 impianti, 2 investimenti alternativi, realizzazione di un impianto. Per uno una vita utile, una durata stimata di 3 anni, per l'altro impianto una durata di 4 anni. Facciamo i nostri bravi conti e ci accorgiamo che quello che ha il valore presente maggiore è quello che dura 4 anni. Potremmo stimare quanto ci costerebbe, quanto incasseremmo se riuscissimo a portare la vita utile del nostro impianto di 3 anni a 4 anni, magari facendo un intervallo in vento, è un esempio, un intervento di manutenzione straordinaria alla fine del 3° anno, no? Magari ci accorgiamo che facendo una piccola modifica alla fine del 3° anno potremmo far durare quell'impianto un altro anno. Facciamo questa stima, costi, ricavi, e quindi portiamo fittiziamente, però in maniera stimata, ragionevole, basato su considerazioni ingegneristiche, la durata dell'impianto di 3 anni a coincidere con la durata dell'impianto di 4 anni, e poi facciamo il confronto, d'accordo? Oppure, seconda possibilità, stimiamo, riduciamo la durata più dell'investimento più lungo fino a farlo coincidere con la durata dell'investimento più breve. In che modo? Dobbiamo evidentemente, per l'investimento più lungo, fare una stima di quanto vale il valore residuo di quell'investimento se lo terminiamo prima della sua naturale durata. Spiego meglio, sempre il caso dell'impianto. È un esempio, quindi è chiaro che magari potrebbe essere più o meno realistico a seconda del caso reale. L'impianto che dura 4 anni potremmo stimare quanto otterremmo se lo andassimo a rivendere alla fine di 3 anni. Questo valore si chiama valore residuo, valore di realizzo alla fine della vita di una durata dell'impianto. Facciamo questa stima, quindi alla fine del 3 anni metteremo una bella entrata e confronteremo i due investimenti su una base del periodo più corto. Oppure, se non abbiamo nessun elemento per stimare in un modo o nell'altro, allungare il primo investimento o accorciare il secondo, abbiamo un solo modo per fare questi confronti: confrontare 2 investimenti ripetuti. In che modo? Facciamo il minimo comune multiplo della durata dei 2 investimenti e ripetiamo i 2 investimenti per il multiplo che ci permette di arrivare al minimo comune multiplo per ciascuno dei 2. Mi spiego meglio.
Se i due investimenti hanno 3 e 4 anni di durata, il minimo comune multiplo è 12 anni, e quindi confrontiamo questo investimento ripetuto 4 volte con questo investimento ripetuto 3 volte. D'accordo? In modo da arrivare a una durata totale dell'investimento pari a 12 anni, stessa durata. Qui ovviamente è proprio l'ultima delle possibilità che abbiamo, se non abbiamo altro modo dobbiamo per forza ricorrere a questo. Chiaro che potrebbe avere più o meno senso a seconda del caso reale, però di meglio non riusciamo a fare, d'accordo? Stessa cosa se volessimo utilizzare il criterio del tiro, dobbiamo prima riportare i due investimenti allo stesso intervallo di tempo. Meno utilizzato in questo caso il criterio del tiro per valutare investimenti di durata diversa, mentre invece viene utilizzato il criterio del valore attuale netto. Oppure, ecco perché l'esercizio ci ha fatto vedere anche il criterio del periodo di payback, se proprio nessuno di questi tre metodi ha un minimo di senso economico barra tecnico, beh allora non abbiamo altro modo che utilizzare il criterio del periodo di payback e scegliere quello che ci fa recuperare prima il denaro. Negli esercizi, alla fine, l'unico metodo che potremmo utilizzare è quello del minimo comune multiplo, perché chiaramente non avremo mai gli elementi per valutare come allungare l'investimento più breve o accorciare l'investimento più lungo. Bene, risolviamo l'esercizio e calcoliamo i valori presenti. Ve li risparmio, dai, tanto sappiamo come si calcolano. Valore presente dell'investimento A, vi do direttamente i risultati. Valore presente dell'investimento A al 6% è uguale a 478. Valore presente di B al 6% è uguale a 4.979. Valore presente di C al 6% è uguale a valore presente di C 3.070. Il valore presente di D al 6% è uguale a 3.704. E il valore presente di E al 6% è uguale dunque 3.034. Ok, ragioniamo. Vediamo prima gli investimenti di uguale durata, che sono A, B, C ed E. Investimenti che durano 5 anni. A, B, C ed E. Questi investimenti sono di uguale durata, tra questi investimenti possiamo applicare il criterio, quale si preferisce? B. Quindi fino a qua non c'è alcun dubbio. Gli altri investimenti, questi qua, non sono preferiti, li possiamo eliminare dalla valutazione. Perché gli si preferisce sempre e comunque l'investimento B. D'accordo? Confrontiamo invece l'investimento B preferito con l'investimento D di più breve durata. In questo caso, applicando il criterio, si preferirebbe l'investimento B. Ma l'investimento B però è il più lungo dei due e quindi non possiamo fermarci qui. D'accordo? Perché l'investimento che fa guadagnare di più dura 6 anni, a discapito di questo investimento che è vero che fa guadagnare di meno, ma dura invece 3 anni. Questo dura 5 anni, chiedo scusa, e questo 3 anni. Allora cosa facciamo? Minimo comune multiplo, quando è il minimo comune multiplo tra 3 e 5? 15. Quindi confrontiamo questo investimento ripetuto 3 volte con questo investimento ripetuto 5 volte. 0, 3 volte, 15 anni. Allora, cosa dovremmo fare? Dovremmo metterci, qual era l'investimento B? Meno 7.000, 2.000, 5.000, 3.000, 3.000, 1.000 e poi ricominciare. Siamo d'accordo? E poi rimetterci meno 7.000, 2.000, 5.000, 3.000, 3.000, 1.000, ma è un'operazione inutile. Perché? Abbiamo già calcolato l'equivalente di questo flusso di cassa all'istante di tempo 0. Quindi possiamo sostituire i primi 5 anni con l'equivalente. 4.979, localizzato dove? Qui. 4.979. D'accordo? Il secondo investimento andrà dai 5 ai 10 anni,
ma già sappiamo che dai 5 ai 10 anni, se calcoliamo l'equivalente all'istante di tempo iniziale, cioè 5, vale 4.979. Il terzo investimento, che va dagli 11 ai 15 anni, dai 10 ai 15 anni, già sappiamo che se calcoliamo l'equivalente all'istante di tempo 10, cioè all'istante di tempo iniziale, vale 4.979. No? Non confondiamoci, il primo va da 0 a 5, il secondo da 5 a 10, il terzo da 10 a 15. Siamo d'accordo? Questo è il primo investimento da mettere a valutazione. Analogamente, il secondo investimento da mettere a valutazione come sarà fatto? 0, 3, 6, 9, 12, 15. Il primo investimento da 0 a 3 vale 3.704. Stessa cosa il secondo investimento, stessa cosa il terzo investimento, stessa cosa questo, stessa cosa questo. Questi sono i due investimenti da mettere a valutazione, a confronto. Sappiamo calcolare i valori presenti di questi due investimenti? Ovviamente sì, niente di complicato, non vi venga in mente di utilizzare il coefficiente P dato A, evidentemente, perché qui ci sono tutti i buchi, quindi il coefficiente P dato A si può utilizzare solo se gli A sono presenti in tutti gli anni. Dovete calcolare, che so, 4.979 più 4.979 diviso 1,06 alla quinta più 4.979 diviso 1,06 alla decima. E comunque questo valore presente vale al 6%, vi do il risultato, poi ve lo verificate a casa, 11.481. Questo era l'investimento B. Quest'altro D al 6% vale 13.459. Chi si preferisce? Il secondo investimento preferito in D. Quindi attenzione, esattamente l'opposto di quello che sarebbe venuto se ci fossimo fermati all'inizio. Si preferisce l'investimento di durata più breve, l'investimento D. Chiaro? Attenzione, non ci sono altri metodi, non, in nessun modo si può utilizzare il criterio del valore attuale netto, quando si può accettare la risposta del criterio valore attuale netto quando l'investimento preferito è il più breve. Dovete per forza, l'investimento preferito, chiedo scusa, è il più lungo. Dovete per forza usare uno di questi tre metodi: accorciare l'investimento più lungo, allungare il più breve, oppure fare il minimo comune denominatore. Se vi risolvete un po' di esercizi, vi accorgerete, forse non ve ne accorgerete, ma ve lo dico io, ci sono altri casi che si presentano dove magari non c'è la tabellina esplicita con le entrate e con le uscite, ma l'esercizio, le entrate e le uscite sono descritte a parole, e dalla descrizione dovreste essere in grado di capire che quegli investimenti sono di durata diversa e quindi applicare questo metodo. Va bene, direi che siamo tutti stanchi, ci possiamo fermare, ci vediamo martedì.